Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo con l'emergenza coronavirus, perché l'indicazione principale da parte del Comitato Tecnico Scientifico è di prorogare lo stato di emergenza almeno fino al prossimo 31 di luglio. Secondo gli esperti sono quattro gli elementi che si stanno valutando per arrivare a questa decisione sofferta, ma sicuramente molto molto importante. Innanzitutto l'impatto ancora alto del coronavirus sull'occupazione dei posti letto ospedalieri, nonché la campagna vaccinale che al momento comunque procede senza particolari rallentamenti, la preoccupante situazione degli altri paesi, soprattutto quelli europei, e la possibile sovrapposizione dell'influenza stagionale con il Covid. Intanto, per il prossimo DPCM, che entrerà in vigore il prossimo 16 di gennaio, si discute sulla riapertura degli impianti sciistici. Per il Comitato Tecnico Scientifico questa riapertura, che al momento è prevista per il 18 di gennaio, desterebbe grande preoccupazione, soprattutto perché gli impianti andrebbero a riaprire in regioni che sono già fortemente debilitate dal contagio. In quest'ottica lo stesso comitato ha proposto infatti che i campionati mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo dal prossimo 7 al 21 di febbraio verranno svolti a porte chiuse, proprio per evitare appunto un possibile aumento del contagio. L'Aula della Camera ha approvato con 295 voti a favore, 220 contrari e 7 astenuti la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha illustrato appunto novità sul coronavirus. Non c'è una strada diversa rispetto a quella che stiamo affrontando per fronteggiare il Covid, ha detto il Ministro. Ecco perché nei prossimi mesi sarà tutto terribilmente complicato. Teniamo fuori dalla politica la salute degli italiani. Sarebbe un errore imperdonabile rallentare in questo momento. Secondo Speranza, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche tra le regioni in zona gialla e vietare l'asporto dei bar dalle ore 18, stabilendo anche l'ingresso in area arancione delle regioni che sono a rischio più alto. C'è però l'intenzione sul punto di riaprire i musei in zona gialla e confermare l'indicazione di poter ricevere al massimo due persone non conviventi presso la propria abitazione, come comunque già avvenuto durante il periodo natalizio. Questa settimana, ha detto il capo di gabinetto, c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia. Sono aumentate le terapie intensive e c'è anche un aumento dell'indice RT e dei focolai. Non dobbiamo farci fuorviare, l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva. Ecco perché il governo ritiene inevitabile prorogare fino al prossimo 30 aprile lo stato di emergenza. Certo è, ha detto Speranza, con la campagna di vaccinazione riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, il Covid alle ore contate, ma per il momento non abbiamo ancora vinto, anzi siamo alle prime battute di una lunga e difficile maratona. Sono comunque convinto che la stragrande maggioranza degli italiani deciderà di vaccinarsi senza che ci sia bisogno di ricorrere all'obbligo. In ogni caso, per il governo è fondamentale raggiungere l'obiettivo dell'immunità di gregge. A chi ha dubbi sui vaccini, dice Speranza, rispondiamo con trasparenza, con evidenza scientifica e capacità di ascolto e dialogo. Non c'è bisogno di insulti o di una guerra. Ad oggi abbiamo siglato opzioni per circa 226 milioni di dosi che nelle prossime settimane aumenteranno fino ad arrivare a 250 milioni, esercitando quello che è il diritto di opzione previsto dagli accordi europei, che ci consente di bloccare per ogni contratto siglato dall'Unione il 13,46% dei vaccini. Abbiamo così opzionato quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare tutti gli italiani. Tutto quello che bisognava fare per l'approvvigionamento è stato effettuato. Inoltre il Ministro ha affermato che nel primo trimestre del 2021 è attesa anche l'autorizzazione per il vaccino Johnson & Johnson, e nonché i risultati del vaccino italiano Reitera, ovvero quello dello Spallanzani, sono particolarmente interessanti. Stiamo lavorando per organizzare tutte le forze in campo e l'Italia
è pronta per questa importante campagna di vaccinazione. Il ministro ha poi concluso, ha detto che il Servizio Sanitario Nazionale deve tutelare il diritto alla salute, soprattutto partendo dai più deboli che stanno rischiando la vita. Siamo comunque fiduciosi che ci sarà in breve tempo un aumento delle dosi disponibili. Siamo sicuri che l'EMA e l'AIFA non perderanno nemmeno un giorno nel loro lavoro. La nostra intenzione, ha concluso, è di correre, ma dobbiamo farlo in assoluta sicurezza. Ecco perché gli scienziati devono avere tutto il tempo necessario per la valutazione dei dati. Ci spostiamo ora in Campania. Il sindaco della città partenopea, Luigi De Magistris, ha voluto commentare quello che è l'andamento della curva pandemica in Italia e nella sua città. Lo ascoltiamo. Sono molto preoccupato anche di un dato di cui forse si parla, il numero dei morti. Il numero dei morti credo che a Napoli in Campania è molto alto. È molto alto e che va, secondo me, tracciato anche con una maggiore attenzione, se non ne siano, come dire, anche di più rispetto a quelli che ogni giorno ci vengono comunicati, e anche come le persone muoiono, dove muoiono, se la maggior parte delle persone muoiono in casa o muoiono in ospedale. Quindi il tasso di mortalità è alto. Il tasso di contagio non è basso, stiamo in linea comunque con la situazione grave che c'è nel paese. Io credo che gennaio, febbraio e marzo saranno tre mesi, come sapevamo, molto difficili. Poi l'auspicio è che cominci a divenire efficace il vaccino attraverso le campagne di vaccinazione, che mi auguro proseguano celermente, rapidamente, in maniera un po' più ordinata e organizzata. In autunno sono stati molti morti a Napoli. Ci siamo dibattuti sui colori, su tante cose, ma secondo me il numero dei morti è stato molto alto, e questo ha avuto un suo trend esponenziale, a cominciare dal mese di settembre per arrivare fino a novembre. Cioè, io credo che l'autunno a Napoli e in Campania è stato caratterizzato da un'alta mortalità, e credo che tutto quel momento storico anche di confusione e di conflittualità, in particolare sui colori, tra governo e regioni non abbia aiutato. Ecco perché c'è bisogno di armonia, adeguatezza e capacità di intervenire in maniera rapida. Cioè, credo che questa confusione sui colori non sta aiutando nel contrasto alla pandemia. Credo che in gennaio, febbraio e marzo bisogna continuare con delle restrizioni importanti. Io credo che l'inizio della liberazione progressiva dalla pandemia cominci dalla primavera. È da lì che si può, secondo me, misurare la rinascita di un paese. Oggi però mi sarei aspettato da parte del governo nazionale, in maggiore intesa con le regioni, una più capace convivenza col virus. Restiamo nel capoluogo regionale, perché il Comune di Napoli, insieme con l'Ordine dei Farmacisti della città e Federfarma Napoli, hanno lanciato l'iniziativa Un tampone per tutti, grazie alla quale i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a un test antigenico. Si è iniziato ieri in via Ghisleri a Scampia, mentre invece i prossimi appuntamenti partiranno da domenica 17 in Piazza Capri a San Giovanni a Teduccio, poi il 20 gennaio in Piazza degli Artisti al Vomero, 24 in Piazza del Carmine nella zona antistante la Basilica Maria Santissima del Carmine Maggiore, mentre invece a febbraio l'appuntamento è il 9 in Piazza Santa Maria della Fede e il 23 a Largo Ferrandino nella zona antistante l'Istituto Scolastico Tito Livio. Per agevolare e rendere più scorrevole l'esecuzione dei test, i cittadini possono scaricare dal sito del Comune e precompilare i moduli necessari, che comunque saranno sempre disponibili al momento del test. A Caserta sono 155 i nuovi positivi al tampone molecolare, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. Come potete vedere dalla grafica, ci sono stati 2010 tamponi per un tasso di incidenza al test del 7,7%, in leggero calo rispetto alle 24 ore precedenti. Nell'ultimo bollettino si certificano anche 171 guariti, che portano una diminuzione di 28 attualmente positivi in provincia, ma aumentano ancora i decessi con 12 nelle ultime 24 ore. I comuni con il maggior numero di casi attualmente positivi sono Maddaloni con 240, poi Caserta con 204, Marcianise con 189 e Mondragone con 175. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli è attualmente impegnato
nella sfida contro l'Empoli di Coppa Italia. Noi vi rimandiamo all'edizione delle 21 per il risultato finale. Intanto continuano i dubbi relativi ad Osimhen, il nigeriano continua ad accusare problemi alla spalla, il mistero si infittisce e ad aggravare la situazione del numero 9 anche la positività al coronavirus a seguito di una festa di compleanno in Nigeria. Quasi sicuramente il calciatore ex Lille nella giornata di domani si sottoporrà ad un ulteriore tampone per verificare ancora la presenza del virus nello suo organismo. Il rientro in campo comunque, nella migliore delle ipotesi e qualora non dovessero esserci ulteriori intoppi, è fissato per il 31 di gennaio. Con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata alle 21. C'è il Prima TG da parte mia. Grazie per averci seguito e arrivederci.